Buonasera, siamo qui al Day 1B dell'ISOP DEX, siamo in compagnia di Massimiliano Greco. Max, come stai? Bene, bene, sto bene, ho giocato ieri, siamo passati al Day 2 un po' corti, però bene, dai. Quante fish? 41.000, average 110. Ed eccoci qua ancora all'ISOP DEX Day 1B, siamo in compagnia di Sara Viozzi, una Viozzi mai vista così. Come stai? Benissimo, mi sento alta, super aras. Sono in compagnia di un personaggio favoloso, lo conosco come persona, lo conosco come poker player, lo conosco come vocalist e lo conosco soprattutto come tifoso juventino, Roberto, come stai? Sì, tutto a posto, ciao a tutti gli amici che ci seguono su Poker Factor TV e ci stiamo divertendo. Siamo in compagnia di Vincent D'Amato dell'Hold'em Firenze. Vincent, come va? Abbastanza bene. Quante fish hai? Ho 84.000. 55.000 circa. 110. Ho perso un colpettino adesso, un 10.000, ora 120, ma ci sta. Questi numeri qui al DEX ti sembrano dei numeri normali o pensi che si possa fare ancora meglio? Il problema è che fare meglio di questo DEX vuol dire mettere in ginocchio Nova Gorica come è stato fatto adesso. Cioè in questo momento, come tu ben sai, ci sono 3-4 alberghi, non c'è posto in nessuno se non negli scantinati. È un torneo lungo, tranquillo non tanto, giustamente un deep stack, quindi ci sta. È un torneo lungo, abbiamo anche poi... Non dobbiamo mai pensare così, però abbiamo anche il Day 1C, no? Ma l'ISOP non falliscono mai, è un bel field, una bella struttura, molto tecnica, 70.000, 40 minuti, poi il fatto che non si giocano 16 livelli in un day, ma 10, fa sì che non crolli la struttura. Vincent, Hold'em Poker Firenze, fai vedere la tua patch, come sta andando questa nuova sala? Senti, siamo aperti dal 21 di dicembre, abbiamo fatto un'inaugurazione molto bella, sold out, abbiamo avuto il giorno di inaugurazione oltre 300 buy-in fra tutti i tornei. Sara, porti naturalmente ormai da tanto tempo il tuo team qui, che è Aras 77, facciamolo vedere bene, il tuo logo. Ok, quanti ne hai portati oggi? Oggi siamo in 6, come 7, e sì, anche grazie a Scommesse Italia siamo qui e ragazzi sono ben felici di partecipare alle ISOP, sembra una loro richiesta e abbiamo fatto in modo di esserci. Ci arriviamo a questo tavolo finale? Io? Certo. Ma io comunque il tavolo finale lo faccio, lo sai, no? Sì, ma non come l'ultimo che è al mio fianco come commentatore. Beh sì, è sempre un tavolo finale, al massimo lo commento con te. Robby, nuovo sponsor? Nuovo sponsor, abbiamo fatto una fusione con Full Game, che è la mia skin, e l'abbiamo fatta con Bet Italy e ci siamo fusi ad un concessionario molto importante nel mondo del betting e del poker online sulla piattaforma Microgame e niente, poi loro hanno voluto che facessi parte del team pro, ne sono stato onorato, un ringraziamento a Biagio Morciano e alla proprietà di Bet Italy. Biagio Morciano è il poker room manager. Salutiamo tutte le persone dell'ISOP con il nuovo motto, che è ISOP uno di noi. Un ciao a tutti e niente, speriamo di continuare a salire. Ciao ciao, ISOP uno di noi. Cioè dire, anche se sono interista non c'ho problemi. Ah beh, forza Juve. No, cioè, siamo alla vigilia del derby d'Italia. Ciao Max. Ciao, grazie di tutto, ciao.